ci ha raggiunto mister Caserta, sicuramente soddisfatto di questo risultato, non si aspettava tutti questi gol però, eh? No, sono molto soddisfatto, però bisogna stare con i piedi per terra perché è un'amichevole. L'abbiamo affrontato con lo spirito giusto, come se fosse una partita ufficiale. Questa è la cosa molto importante, però adesso da domani pensiamo che c'è una partita difficile venerdì e che è quella che conta. Conferme anche in difesa, che era già cresciuta nella partita di campionato contro il Palma, al di là insomma di quel gol beffa nel finale. Lei chiede molto alla difesa, no? Di giocare più alta, quindi grande attenzione. Effettivamente insomma le risposte sono state positive anche nel primo tempo, dove c'erano dei titolari nel Napoli. Sì, ma chiedo tanto non solo alla linea difensiva, chiedo tanto a tutti i reparti, perché penso che alla fine non conti solo un reparto, ma nella squadra conta il collettivo. Quello che chiedo ogni giorno, ogni allenamento, la strada è ancora molto lunga, siamo appena all'inizio, non ci dobbiamo cullare da questo risultato, anzi non ci dobbiamo neanche pensare. Dobbiamo pensare da domani, si inizia a lavorare per preparare bene la partita di venerdì. Ha parlato tanto con Brignola, ne ho arrivato sicuramente, insomma deve capire qual è la filosofia del mister, però insomma è un calciatore importante per questa squadra. Sì, è un giovane che negli ultimi 2-3 anni ha giocato poco per via di infortuni e per via di tante altre cose, quindi sa che quest'anno è un anno importante non solo per lui, per tutti noi, quindi si è messo subito a disposizione, ha delle qualità importanti, adesso bisogna fargli capire quello che chiedo io, che chiedo a non solo a lui, a tutti i ragazzi, però è un giocatore dalle qualità importanti. Lecce, o meglio con Lecce, perché si giocherà al Vigorito, sfida importante dopo una sconfitta. Sì, non pensiamo alle vittorie e alle sconfitte, pensiamo a lavorare partita dopo partita. Venerdì ci sarà una gara difficile perché è una squadra molto attrezzata, forte, soprattutto in questa categoria. La dobbiamo preparare bene perché non sarà facile.